tutti, oggi vi propongo il What's in my nail travel bag in collaborazione con Carmi, qui su YouTube e su Instagram Lovely Nails. Vi lascio il link al suo video giù nell'info box e in sovrimpressione. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata al suo canale perché è veramente una persona speciale. Allora, nella mia borsettina da viaggio mi porto sempre, prima di tutto, la crema idratante, è quella che per le mani. Quella che uso io è questa, l'olio di argan, che è specifica per mani e unghie. È 100 ml, quindi andrebbe benissimo anche nella bustina, quella lì da spedire, altrimenti ne prendo un po' e le metto nei barattolini piccoli. Poi porto questa penna di Kiko, che è per le cuticole, perché molto spesso al mare, così con il sale e il sole, la pelle del giro cuticole si secca. Quindi grazie a questa penna, che metto ogni tanto se c'è voglia, le unghie, o meglio il giro cuticole è idratato. Poi porto, nell'eventualità che lo smalto che avevo precedentemente messo prima di partire si svecchi, questi pad remover di Mavala. E poi in generale porto sempre questo kit. Che aprendosi ha dentro una forbicina, un tronchetino che ho cambiato io perché quello che c'è dentro non andava tanto bene, il rimuovi cuticole, lo spingi cuticole, la pinzetta e infine una lima. Anche in questo caso la lima, se non vi piace questa, potreste tranquillamente mettere un'altra lima della formato mini. Questo è molto comodo perché è piccolo e portatile. Tenete conto che questo non può andare nel bagaglio a mano perché ha la forbicina. Poi, se appunto mi si sbecca lo smalto e voglio cambiarlo, tendenzialmente non faccio delle nail art molto complicate perché altrimenti dovrei portarmi dietro tantissime cose. Le tre principali cose che porto dietro sono questa base qui di Fabi, che è in formato mini e quindi perfetta per viaggiare, un qualsiasi colore che mi piace, che voglio mettere sempre in formato mini, questo qui è un fucsia molto molto bello, fluo, della Mollon Pro Professional, e infine il top coat fast dry, in modo tale che non mi devo portare le cuccine, sempre in questo caso la versione mini di Fabi. Per impreziosire la mia nail art senza però perdere troppo tempo, mi porto dietro anche questi sticker che sono facilmente, appunto come sappiamo, staccabili, attaccabili all'unghia, e quindi con questi qua possiamo creare tantissime diverse nail art. Il video è finito, se vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, ricordatevi di vedere il video di Carmi e se non l'avete ancora visto guardate il mio scorso video. Un bacione, ciao!